Allora raga, bentornati in questo video. Questo video, premetto, è un video che volevo fare già da febbraio, da appena ho aperto il canale. Cioè, il primo video, voi lo sapete che volevo fare, era quello là della gita, che poi è venuto una merda, però non fa niente, mi è servito a crescere. Comunque sto dicendo, oggi è il video in cui parlo del mio esame di terza media. Grandi, grandi, grandi tutti, grazie, grazie. Allora, premetto che, cioè, non è una nuova categoria di video nel mio canale, perché se andate a vedere nelle playlist che esistono nel mio canale, questa non è manco il primo video in cui parlo di me, perché il canale appunto nasce proprio per quello, per parlare di me e del motorino, che poi diventerà una motocicletta tra un po'. Ma queste frecce, ma posso, sicuro? Posso continuare? Bene. Sì, anche lei però, cioè, 2 più 2 fa sempre 4, mi hanno detto, eh? Allora, stavo dicendo, lasciamo stare questi qua. Allora, finalmente parlo di un'altra mia esperienza. Come vi ho detto, non l'ho fatto a febbraio, perché a febbraio nessuno si sarebbe cagato questo video, tranne alcuni, e quindi ho detto aspettiamo, ma facciamolo uscire nel momento giusto che accoglie più persone possibili. Allora, se tu hai aperto questo video, penso che avrai 14 anni, perché è tanto che si fa l'esame. E già so che, essendo le ultime settimane, perché ora che sto registrando il video è il... che giorno? Ah, 11 di maggio, quindi mancano sì o no 3-4 settimane, poi avrai l'esame. Ecco, a proposito di esame, allora, se alcuni professori ti diranno preparati bene agli iscritti e dopo gli iscritti fai la tesina, no. Non sbagliare anche tu, eh. A parte che non ho sbagliato, però... Ci stava questo professore, no? Bravissimo, ha sempre dato consigli utilissimi, tranne che per il consiglio più importante che potesse dare a un alunno, l'ha sbagliato. Lo voglio bene ancora tutt'oggi, perché era uno dei professori più bravi che avevo, e ci disse che dovevamo prepararci allo scritto, e tanto dallo scritto all'orale ci volevano 2-3 settimane, quindi avevamo tutto il tempo per prepararci alla tesina. Ecco. Mentre stavo facendo l'ultimo scritto, quello di matematica, proprio gli ultimi minuti, perché poi io me ne sarei andato, perché io ho finito prima di tutti l'esame di matematica, cioè proprio entrato dopo un'ora, già avevo bello che ho consegnato il mio foglio e già stavo a casa. Che è successo? Che cazzo è accaduto? Oh mio Dio, c'ho tutto, sì, l'orologio, questo, telecamera, cioè, e poi c'ho tutto. E quindi questo, stavo dicendo, è stata troppo bella sta scena, a un certo punto entra la vicepreside in classe. Ma la vedi proprio bella, convinta, ragazzi. Ah sì, da domani iniziano i giri degli esami orali. Poi abbiamo preso tutti i turni. E i giorni. Ma ho visto la metà della mia classe sbiancare. Perché effettivamente la maggior parte aveva seguito il consiglio del professore, però poi ce l'hanno fatta, non si sa come, però questo è l'importante. Comunque non preoccupatevi, perché i professori, io non ci credevo, io ero scettico, però i professori vi aiutano. E ho anche un aneddoto su questo, che poi se volete e arriviamo a 50 like ve lo dirò, oppure basta che me lo scrivete qui sotto nei commenti che lo volete e ve lo faccio tranquillamente. Stavo dicendo, io avendo fatto l'esame in periodo ancora di Covid, di emergenza Covid, non sono stato fortunato come quelli dell'anno prima di me, perché non hanno fatto totalmente gli scritti, sono passati direttamente agli orali. Io ho dovuto fare lo scritto di matematica, italiano e non mi ricordo se c'era inglese, ok? No, giuro, non mi ricordo se ho fatto inglese oppure no. Ero ubriaco il giorno degli esami, perciò mi sa, forse, perché se non mi ricordo se ho fatto sì o no inglese è un problema. Comunque, inglese non me lo ricordo. Inglese solo la tesina, sai? Sì, inglese la tesina ho fatto e basta. Sì, sì, io di inglese ho fatto la tesina apposta, mi sono ricordato. Stavo dicendo, non vi preoccupate, italiano è un tema soprattutto su un testo argomentativo. Non usciranno, a me non pare che non usciranno tracce personali, temi in cui potevo parlare di me, perché altrimenti avrei fatto quello sicuramente. E quindi mi raccomando, preparati. Io, per prepararmi al meglio al tema di italiano, andai su internet qualche settimana prima
E mi misi a vedere le possibili tracce, a farmi fare pratica con i temi, visto che non sono un gioiellino in italiano. Poi in matematica, stessa cosa, mi sono documentato sui possibili temi che sarebbero usciti, preso tutto quello che c'era, ho fatto una bella lista e poi sono andato sul libro a guardarmi tutti questi argomenti, vedere se li sapevo. Ma in matematica a me non è stato mai un problema, fortunatamente. E infatti, come vi ho detto, sono stato il primo a finire sta cosa, ha fatto stra incazzare mia madre, ma proprio tanto, me lo ricordo ancora come se fosse oggi. Io tutto bello, esco da classe così, esco dalla scuola, controllo gli orari degli esami orali e dico vabbè, c'ho un 3-4 giorni, mi pareva che c'avevo io ancora, e poi avrei fatto gli esami orali. E allora no, esco dalla scuola, chiamo mia mamma. Mamma, io ho consegnato il compito. Ma come? Come consegnato, ma che ne sai? Quello è così, metti, non è ricontrollato. E mo è così, non lo puoi più ricontrollare. Io in quel momento mi sono venuti tanti di quei rimpianti, ma tanti di quei rimpianti, vi giuro. Ho detto perché l'ho consegnato? Perlomeno stavo in classe, lo rivedevo 3-4 volte, ma almeno ero sicuro. Però era andata così ormai, mi sono tornato a casa. Tra l'altro era il periodo in cui mi stavo preparando per l'esame del motorino, era giugno, io ho fatto l'esame della patente ad agosto, avevo solo il motorino a casa, quindi appena sono tornato con il cortile così. Così. No, aspetta, ho confuso tutto, questo l'ho fatto all'esame orale. Scusa, l'esame scritto non ho fatto nulla. Sono andato a casa e mi sono messo a girare un po' col motorino. Era un periodo in cui non avevo ancora tutta questa eccellenza col motorino, eccolo, mettiamola così. E nulla, sono tornato a casa. Dopo aver raccontato anche a mia nonna come erano andati sti esami, va bene. Italiano, cioè, se era un 8 o un 9 già era tanto, perché io nei temi non sono mai andato bene, ma plot twist, in prima superiore ho fatto il mio tema migliore, ho preso 9 al tema, che stupendo alle superiori. Ok, così, totalmente a caso, e nulla, gli esami di matematica posso dire che basta che vi esercitate tanto e vi preparate e fate gli esercizi con la logica, lo fate tranquillo, liscio come l'olio, tranquilli proprio. Sì, come ho detto io ci avrò messo un'oretta. Gli altri penso che ci avranno messo un'oretta e mezza, 2 orette, non lo so. Non mi ricordo neanche quanto tempo avevamo a disposizione, però a me non me ne è importato proprio del tempo. E poi finalmente si passa agli esami orali, evviva, la gioia di tutti, no? Tra l'altro, cosa più bella di quel giorno è che io avevo l'esame alle 4, mi sembra, alle 4 di pomeriggio. E allora io dopo mangiato, verso le 2 mi butto sul letto con i panni già appesi, quelli là eleganti, appesi all'armadio così, che facevo subito. Non mi sono manco messo a ripetere la tesina perché ormai erano 3 giorni che ripetevo solo tesina. E nulla. Quindi mi sono buttato sul letto, mi sono messo ad ansimare sull'esame con YouTube Shorts aperto. E nulla, mi sono messo lì a perdere tempo. A un certo punto mi chiama la professoressa d'inglese. Madonna. Mi chiama la professoressa d'inglese. Troppo bello sto fatto. Mi chiama la professoressa d'inglese e io rispondo tutto preoccupato. Dico: pronto, professoressa, che è successo? Giuseppe, non hanno avvertito che gli orari degli Io faccia bianca dalla paura! Perché ero il primo della giornata! E allora dico: no, professore, non mi hanno avvertito! Ma io ho fatto flash, in 2 minuti mi ero vestito elegante, ho iniziato a correre da casa mia alla scuola, ci vogliono 5 minuti a piedi, io l'avrò fatto in 1 minuto, ma ha fatto manco Maradona correva così veloce, per quando correva dietro una palla, non che io corro dietro una palla, però siamo là. Ma no, il mio motorino arrivava secondo in confronto a me, troppo bello, troppo divertente, e nulla, arrivo. Tutto pieno con il fiatone, ma con il fiatone, ma tanto, proprio che mi batte il colpo. Madonna, è che se lo scordo più quel giorno.
In tutto questo io dovevo correre, tenevo la pennetta, era un bordello, in tutto questo non erano manco arrivati i professori, quindi mi hanno fatto correre inutilmente perché poi ho dovuto aspettare i professori un'altra decina, una ventina di minuti. Madò, che pariata quel giorno, stupendo. In tutto, mentre stava succedendo questo, i professori stavano parlando di come erano andati gli altri esami e stavano dicendo che nessuno aveva soddisfatto le aspettative, no? Perché tutti, ecco, momento del consiglio, però mi devo fermare un attimo, voglio vedere se almeno sta registrando il telefono, perché se non sta registrando invoco tutti i santi. Fermiamoci qua, non c'è nessuno, meglio ancora. Inchiodata. Questo vi stavano parlando che nessuno degli esami orali era andato come si aspettavano. Si aspettavano molto di più, soprattutto nella parlantina dei ragazzi. E a un certo punto io mi terrorizzo perché dico, cazzo, se non ci sono riusciti gli altri vuol dire che ci devo riuscire io. Ma dopo sono iniziato a sudare, già ero sudato per la corsa, ho iniziato a sudare anche per quello che stavano dicendo i professori, cosa terribile. E allora no, e dicono, vabbè, Giuseppe già saprà quello che deve fare. Io in mente a me inizio a dire, che cazzo devo fare io? Non lo so, professore, aiutatemi! Vabbè, così. Cose normali. Comunque entriamo. La cosa bella è che c'era la classe normale, con i banchi tutti messi a seguire il muro, quindi erano a rettangolo così, e c'eri tu con la LIM che dovevi presentare il PowerPoint. Ecco, secondo me quello che i professori intendevano con il dire che nessuno era soddisfatti era il fatto che molti alunni, quando passano da una materia all'altra, ma so che anche molti di voi che stanno guardando il video fanno così, dicono direttamente, finiscono con per esempio italiano e appena devono passare a scienze dicono, passando a scienze? No, cazzo, non si fa così. Cioè io anche senza sentire i professori già mi ero preparato un discorso tutto mio per passare da una materia a un'altra. Cioè non dovete far capire che state passando da una materia all'altra. Per esempio, che ne so, parlate del futurismo, mi pare, in arte, è un anno che non studio arte moderna, mi dispiace, ma sapendo che sappiate che al liceo si comincia da zero, partite dagli ominidi, dall'arte degli ominidi, quindi non mi ricordo più nulla di arte, tranne qualcosa. Comunque, passiamo, no? Per esempio, dal futurismo dovete passare a italiano. Molti uomini del futurismo erano molto attivi nel fascismo italiano. Per esempio, durante quel periodo, quella specifica data storica, succedeva i bambini, facendo l'esempio della mia tesina che parlava dell'adolescenza degli adolescenti. Mi sono collegato con l'operazione Balilla là, tutto un bordello, cazzi e mazzi, che se volete, se me lo scrivete qui sotto nei commenti, io vi faccio un video proprio su quello, quindi basta che me lo dite e ve lo faccio. E allora no, stavo dicendo, durante stava questa cosa che reclutava i bambini, li faceva fare sport durante il pomeriggio, dopo la scuola, e li preparava anche alla vita militare, così, colliccolo. Oppure, per esempio, in scienze, parlavate di attività fisica, qui in storia, e poi, oppure in scienze motorie, dite, che ne so, per esempio, l'attività fisica comunque è importante, la possiamo spiegare anche da un punto di vista scientifico, perché esiste, per esempio, la legge legge della conservazione dell'energia, mi sembra, che dice che nulla si crea e nulla si distrugge, ma si ha un passaggio, poi la parte che non viene riutilizzata si trasforma in calore, e poi io, da bravo amante dei motori, dico, anche nell'ambito dei motori è molto importante questo concetto, in quanto c'è proprio una parte che a scuola guida parlano, anche se di 5 minuti, ma parlano. E parla proprio di questo principio di energia e di come lo sfruttano attraverso i freni, e non vi faccio tutto il discorso che ho fatto. E comunque questo è stato il mio esame orale, e della mia classe sono l'unico che ha preso 10 e lode, anche se non me ne sono mai vantato. Infatti io non ho mai risposto ai messaggi della classe quando
quando loro dicevano che avete preso, che avete preso, come si è andato, mai detto, mai risposto. Loro l'hanno scoperto solo perché la scuola, non so perché lo faccio, però aveva appeso già i risultati nell'atrio della scuola. La cosa bella è che quando io andai a fotografare, perché io mi feci la foto del mio voto perché non ci credevo, quando andai a fotografare il mio voto sbagliai a leggere classe, presi un Giuseppe di un'altra classe, quindi era troppo bello. Io già avevo mandato la foto a mia mamma, mi sembra, e poi mi metto a leggere bene, io ingrandisco e leggo nomi che non avevo mai sentito prima in vita mia, dico ma cazzo è? Ma che cazzo? Poi vado a leggere Giuseppe, c'era un Giuseppe che iniziava il cognome con la D, non me lo ricordo manco adesso, però non ero io, non ero io, e questa è la cosa bella. Stupendo sto fatto, non me lo scorderò mai. Quindi torno dentro scuola, tutti questi bidelli che ovviamente poi i cristi dovevano aspettare là fino a che non finiva il loro turno di lavoro, ad aspettare gente che andava a vedere i risultati, bellissimo. E dico guardate, mi sono sbagliato, posso rifare un'altra foto. Stupendo, stupendo raga. Perciò vi dico, non vi preoccupate, perché alla fine avrete solo un bel ricordo dell'esame teorico e null'altro, null'altro, perché alla fine ci sta, è una bella esperienza che va fatta. Lo so, non sono il primo, non sono uno che può definirsi tranquillo, infatti ve l'ho detto, stavo esplodendo dall'ansia quel giorno, ma anche prima, già dalla prima, appena finita la scuola già stavo impanicato, io e i miei dubbi esistenziali. Però alla fine è andato tutto sommato bene. Io ho cercato, vi giuro, se andate a vedere, se aprivate il mio telefono durante l'estate dell'anno scorso, nel periodo di giugno, era pieno di esami di terza media, 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 ok. Ok. Esami di terza media, esami di terza media qua, esami di terza media là. Un bordello, raga, madonna mia, quel periodo. Stupendo, raga, stupendo. Che ve lo dico a fa? Che ve lo dico a fa? Aia. Ma che ve lo dico a fa? Prego, bro. Sì, bro, prego. Bro, grazie. Stupendo, raga, stupendo. Cioè, non ho brutti ricordi di quel periodo. Cioè, non ho brutti ricordi dell'esame. Poi, ovviamente, sono stati brutti ricordi delle medie. Può capitare sempre un brutto voto, una nota, che ne so. Può capitare, anche se non ho mai preso una nota, e l'unica nota che ho preso, le uniche note che ho preso sono quelle di classe, perché avevo, no, non si può dire, dai, vi voglio bene, state guardando questo video anche se non sapete chi sono, vi voglio bene, cuoricino, aia, vi voglio bene, un cuoricino grande grande. E nulla, questo è stato il mio esame di terza media. Se avete delle domande ancora più specifiche che entrano nell'argomento, me lo dite e io vi farò un video dettagliato, perché so cosa vuol dire stare in quel periodo là e avere tutte le paure del mondo.